faccio questo video per aggiornarvi su cosa sto combinando. Allora, io ero partito per sistemare la mia centrale anteriore qua. Praticamente questa l'ho fatta, era funzionante perfettamente così, però volevo sistemare meglio per riuscire a smontarla con semplicità e avere tutto in ordine. Da qui ho iniziato, diciamo, tutto questo lavoro di sistemazione. Allora a quel punto lì ho detto, ma perché non vado a sistemare anche qualcos'altro? E così mi è sparita anche la cucina. Ora vi spiego. Innanzitutto vi faccio vedere una cosa che nei prossimi video, non subito ma ci vorrà del tempo, vi faccio vedere. Questo qua è un impianto ad aria che faccio funzionare con un compressore da frigo che ho qui sotto fatto da me. Non so se si vede, qui ho un compressore da frigo posizionato sotto il sedile di guida. È fantastico perché è silenzioso. È una mini riserva d'aria sul serbatoio esterno, in modo che posso scaricarlo dalla condensa dell'acqua. Poi, praticamente, cosa sto facendo? Sto etichettando tutti i fili, perché era ora, un lavoro noiosissimo, ma bisognava farlo. Però una particolarità del mio impianto, che cosa ho fatto? Secondo me questo impianto è in continuo sviluppo e per forza di cose per certi componenti del camper ho dovuto ad attaccarmi all'impianto vecchio, cioè questi cavi qua, tutti questi cavi dell'impiantistica vecchia. Una parte dell'impianto era con i cavi vecchi e ho deciso di eliminarli o di controllare e salvare soltanto quelli che veramente possono servirmi e sono a posto. Principalmente perché? Perché nell'impianto vecchio c'erano attaccate come massa, come negativo, al telaio i cavi. A me questa cosa non va bene, perché io ho deciso di fare due impianti completamente separati. Cosa vuol dire? L'impianto tuo veicolo che è a massa del telaio, invece il mio impianto lo voglio solo ed esclusivamente con la sua massa, quindi che non vadano a interferire uno con l'altro. E per questo motivo sto distruggendo mezzo camper. C'ero praticamente quasi riuscito come ce l'avevo prima, ma ho deciso di fare un lavoro come deve essere fatto. In più voglio aggiungere delle canalizzazioni, non ho ben capito ancora come, perché non voglio i cavi così attaccati, voglio avere la possibilità di aggiungerle se mi occorrono in qualsiasi parte del camper, più o meno, non in tutte, ma. E quindi al prossimo video.